La Russia ricomincerà ad esportare gas verso l'Europa attraverso il gasdotto Yamal, ma i danni fatti dai prezzi alle stelle di questo ultimo anno rischiano appunto di riverberarsi nel prossimo anno con la chiusura di aziende e l'erosione dei risparmi. Sentiamo su questo Simone Lupo Bagnacani. Dopo l'approvazione del pacchetto europeo sul price cap e gli acquisti comuni di gas, la Russia annuncia di essere pronta a riaprire le forniture all'Europa attraverso il gasdotto Yamal, che era stato bloccato dopo l'inizio della guerra. Una mossa per non farsi escludere dal mercato in una fase in cui l'Europa cerca nuovi fornitori, visto che l'export russo, una delle voci principali del bilancio pubblico, è sceso del 25% nel corso dell'anno. Proprio il braccio di ferro sulle forniture sta però danneggiando in modo pesante l'economia europea, con molte aziende, soprattutto quelle manifatturiere, che dipendono maggiormente dai costi dell'energia, che hanno contratti di fornitura in scadenza nei prossimi mesi e potrebbero essere obbligate a chiudere o a rilocalizzare in aree con prezzi minori, come gli Stati Uniti, con una perdita di migliaia di posti di lavoro. La tensione sulle forniture da parte russa negli ultimi mesi ha però penalizzato in modo pesante anche le famiglie, che secondo uno studio di un'impresa negli ultimi 3 mesi hanno dovuto attingere ai risparmi per 50 miliardi per far fronte alla crescita dei prezzi. Ma anche la finanza pubblica è messa sotto pressione perché in tutta Europa ha stanziato enormi risorse per cercare di compensare almeno in parte l'incremento dei prezzi. Quella energetica sarà quindi una partita decisiva anche nel prossimo anno perché, anche se in questo momento il prezzo del gas è sceso, non si possono escludere nuove fiammate e effetti a lungo termine sul sistema industriale. Per questo la sfida è diversificare le forniture, ridurre i consumi e spingere sulle rinnovabili per poter avere un costo dell'energia sostenibile a livello industriale e di sistema economico.